Sia lodato Gesù Cristo. Eccoci, vi chiedo di non guardare l'orologio se vi faccio l'omelia più lunga, cosa che in genere io faccio solo 10 minuti, ma continuo quello che abbiamo fatto negli altri giorni. E allora, terzo giorno, chi è il cristiano? Vedete, il cristiano non è l'uomo disincarnato, ma è l'uomo che guarda la realtà così com'è. Mi piace utilizzare una definizione che utilizzò Paolo VI per parlare della Chiesa, dicendo che il cristiano è colui che è esperto di umanità, colui che vive un paradosso. E qual è il paradosso? Quello che abbiamo parlato ieri: vorrebbe fare il bene, vorrebbe essere paziente, vorrebbe essere disponibile, ma si accorge che ha i suoi limiti. Quindi il cristiano è colui che sa comprendere gli altri, che sa mettersi nei panni degli altri. Solo che succede che uno dice: ma sto paradosso come lo risolvo? Questa natura conflittuale che mi trovo dentro, come devo fare? E allora comprendiamo che la parola di Dio ci aiuta a capire come siamo fatti. Avete visto che il primo giorno mi sono servito del testo della creazione per far capire che in realtà Dio non ci ha creati così come siamo ora, siamo malmessi, che viviamo il dramma di tante situazioni, che sembriamo qua tutti feriti in battaglia, no? C'è uno buono, uno tranquillo, uno che non ha problemi, non esiste, no? Sembra che tutti abbiamo fatto la battaglia e siamo un po' sciunchi, un po' così, no? E allora giustamente ci dice: sì, ma Dio inizialmente non ci ha fatto così, ma ci ha fatto in modo armonico, a tal punto che quando vivevano nel giardino dell'Eden, Adamo ed Eva vivevano nella massima armonia, nella nudità dei corpi, perché lì vedevano la bellezza che Dio ha impresso. Dio ha impresso nella nostra carne la sua bellezza. Solo che succede che poi, ci racconta sempre la Sacra Scrittura, per il peccato dell'uomo questa armonia la perdiamo. Ci siamo giocati l'armonia solo per un peccato, no? Dice: ma vai, dai, giusto avessi dovuto mangiare sto frutto. E dicevo: purtroppo nell'uomo, quando la cosa è proibita, la cosa fa gola. Così come è successo ad Adamo ed Eva, così succede a noi, e abbiamo perso quell'armonia, quella stabilità, quello stare insieme. E allora ieri, come vi ho lasciato, no? Cerco di essere sintetico, oggi non riprendo le catechesi che ho fatto nei primi 2 giorni. C'è del fatto che uno si dice: ma siamo persi? C'è una soluzione? C'è qualcosa che Dio potrebbe aiutarmi? C'è qualcosa che io posso uscire da questo paradosso? O sono destinato a vivere sempre così? Con questi alti e questi bassi, questi momenti di gioia ma anche momenti di sconforto, momenti in cui sembriamo che ci comprendiamo ma momenti in cui sento gli altri lontani, ci sarà una soluzione, ci sarà una luce. E allora, per cercare di capire questa cosa qui, io cerco di fare una sorta di fantastoria, che non è la storia con la fanta, no? Non c'entra, no? Ma una storia fantastica, cioè come sarebbero andate le cose se, ad esempio, Adamo ed Eva non avessero peccato. Questa è una cosa che fanno moltissimo i padri della Chiesa, cioè come sarebbero andate le cose, perché è vero che Dio ha creato Adamo ed Eva in modo armonico, però uno si domanda: ma il compimento, la pienezza, il fine di Adamo ed Eva, quale sarebbe stato se non avessero peccato? Sarebbero sempre stati lì?
sarebbero stati tranquilli? O Dio aveva previsto una meta, un fine, un culmine? E giustamente noi ci chiediamo, noi ci siamo persi l'inizio, noi quello che vivono Adamo ed Eva non lo viviamo, ma il destino, ci siamo giocati anche il destino, ci siamo giocati anche la meta finale, ci siamo giocati quello che Dio aveva pensato per noi uomini. Faccio un esempio, un po' per essere in tema, no? Magari molti di voi non giocano a calcio, no? Però sanno cos'è il calcio, no? Succede che quando uno gioca a calcio e fa delle scorrettezze, cioè anziché giocare pieni, gioca con le mani, no? Capito? Che ne so, padre, però sappiate che si gioca soltanto il portiere le prende con le mani, e tu non lo so come sbagli, e sta cosa la fai sempre. A un certo punto l'arbitro ti esce un biglietto rosso. Il biglietto rosso significa espulsione, no? Cioè ti manda in panchina, no? Dici, no, ma io veramente non lo sapevo, mi trovavo qui a giocare a calcio, che ne so. Vieni espulso. Cioè in fondo quello che succede col peccato è quello di essere espulsi dal gioco del pallone. Quindi ci troviamo in panchina, perché di fatto noi col peccato di Adamo ed Eva ci troviamo in panchina. E allora ci domandiamo, ma ritornerò a giocare a pallone? Avrò un giorno la speranza che posso giocare a pallone e fare gol? O sono sempre destinato a stare in panchina? Cioè il fatto che Adamo ed Eva hanno sbagliato, sta cosa la pagheremo sempre? O ci sarà un giorno in cui finalmente io posso fare il gol della mia vita, cioè raggiungere il destino finale? Ci sarà una cosa. E che allora, vedete, la Bibbia in tal senso ci dà una risposta grandiosa. E leggendo la Bibbia ci dice, c'è un passo molto importante che ci dice: sappi che arriverà il giorno dei giorni in cui anche tu, nonostante il peccato di Adamo ed Eva, puoi ritornare a giocare a calcio e fare il gol. Sapete qual è questo passo? Si trova nella lettera di San Paolo agli Efesini, al capitolo 5, dal versetto 31-32. Questo è un passo importantissimo, utilizzatissimo soprattutto nel rito del matrimonio. Cosa dice? Ve lo leggo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Allora, se voi fate caso, qui Paolo fa un po' il copione. Non so se qualcuno di voi è insegnante di scuola, no? E uno si accorge quando un alunno fa un tema e anziché essere farina del suo sacco lo copia. A quanto pare Paolo fa sta cosa qui, cioè lui prende una frase, la prende dalla Bibbia, la prende da Genesi, che per questo l'uomo lascerà il padre, la madre, eccetera, e poi fa un'aggiunta. Quindi prende una cosa che si trova nell'Antico Testamento e poi fa un'aggiunta. E uno dice, ma cosa ci vuole dire Paolo? Prendiamo la prima frase, che è la frase che lui ha copiato. C'è scritto: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre. Abbiamo Adamo ed Eva, ok? Qua dice: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre. Come si chiama il papà e la mamma di Adamo ed Eva? Li conoscete? Dice: veramente mi pare che sono di prima fabbricazione, no? Cioè mi pare che ci ha messo mano lui. Ma allora sta frase qui messa nella Genesi non vi sembra un po' strana? Dice: ma che vuole dire? Significa allora, e qui anche una cosa molto importante, se troviamo questa frase in Genesi e poi dice e i due diventeranno una sola cosa, vuol dire che ci sta dicendo una cosa importante, e cioè è vero che
perché il rapporto con papà e mamma è importante, no? Tutti l'abbiamo, no? O in cielo o in terra, chi fa a dimenticare? Come fai a dimenticare il genitore? Come fai a dimenticare chi ti ha dato vita, no? Sono quelle relazioni fondamentali. Però la Bibbia ci dice che sì, è vero, papà e mamma sono importanti, però sappi che la relazione più importante, la relazione numero uno della propria vita è la relazione con chi? La relazione col proprio coniuge. Uso la parola a me cara, la relazione nuziale è quella che ha la priorità. Ma poi continua, se voi fate caso, se rileggo questa frase, ci sono dei verbi. E come sono questi verbi? Ve li leggo. Lascerà, il primo verbo, si unirà, il secondo verbo, diventeranno, il terzo verbo. Che tempo sono questi verbi? Sono al futuro. Dice, vabbè, siccome li appena creati, cioè ce l'ha dato tempo di gli ha presentato Eva un po' di tempo di dire conoscenza, sai, mi chiamo Adamo, sai, mi chiamo Eva, qual è il tuo gioco preferito, quali sono i tuoi hobby, cioè un minimo di confidenza. Poi state attenti, in realtà la Bibbia non vuole dire questo, ma se scritto così non vale solo per Adamo ed Eva, ma vale per tutti noi. E quindi perché vengono utilizzati al futuro? Diventeranno una sola carne. E questo è rivolto a ciascuno di voi. Io so che molti di voi siete sposi, molti di voi fanno esperienza di comunione col marito e la moglie, di complicità, di confidenza. Ma tu che sei sposato, puoi dire di vivere questa unità con tuo marito e tua moglie in modo grandioso? Puoi veramente dire che con tuo marito, con tua moglie abbiamo raggiunto quell'unità, che siamo, non lo so, due cuori, una capanna? C'è sempre uno scarto, no? Ci sono dei momenti in cui tuo marito lo senti lontano mille miglia, no? Tua moglie la senti un po' strana, che non si capisce, no? Perché la donna quando ne pensa una, ma ne fa 2000, no? Dice un attimo, aspetta, incominciamo con l'una, con l'altra magari dopo, no? Perché è così, no? Siamo strutturati diversi, mentre l'uomo ha bisogno a uno, no? Piano piano la donna, tu ne pensi uno, ma lei ne già pensate altri 100, no? E allora vi accorgete che questa unità fra uomo e donna non l'abbiamo, ancora ci sfugge, ancora ci manca, c'è un futuro. E uno può dire, ma ci sarà il giorno dei giorni in cui finalmente con mio marito diventeremo una sola carne? Ci sarà il giorno dei giorni in cui tutte e due ci capiremo alla grande? Ci sarà speranza? Oppure sarò sempre disperato, non riuscirò mai a fare questa unità? E allora il futuro indica una cosa importante. Vedete, quando nella Bibbia troviamo il tempo futuro, chi è che ci garantisce il futuro? Chi è che ci promette il futuro se non Dio solo? E allora qui in realtà, in questo futuro, non è un futuro ad casaccium, che è latino aulico che capiscono solo qualcuno, no? Non tutti, no? Ma è un futuro che indica una promessa. Ma c'è anche un'altra cosa, c'è il verbo si unirà. In realtà il verbo si unirà va tradotto: l'uomo sarà unito alla sua donna. Cioè, che vuole dire? È un passivo. E che vuole dire? Che l'unione fra l'uomo e la donna non la fanno loro stessi, ma la fa Dio. È Dio che fa sì che i due diventino una sola cosa. Quindi vedete perché vi sto dicendo queste cose? Perché già in Genesi ci sono delle cose molto profonde
che capiamo ma non capiamo. E allora San Paolo a questa frase di Genesi unisce questa affermazione: questo mistero è grande. La donna del mistero, c'è questa parola mistero molto utilizzata nelle telenovelle, no? Che uno deve scoprire il mistero, non lo so, di sta cosa, di chissà quel figlio, usa maritare, chissà quale sarà, no? Ora, in realtà San Paolo, quando utilizza mistero, non intende il mistero così come telenovelas che noi guardiamo, ma mistero indica un altro significato, cioè il piano di Dio che si rivela man mano, cioè Dio per farci conoscere il suo progetto non è che ce le dice tutto di botto, no? Perché non lo capiremmo, no? Le cose ce le dà col cucchiarino. Ma scusate, voi genitori che siete genitori e avete accompagnato i vostri figli nella crescita, io non penso che appena tuo figlio è nato dice come mio figlio deve essere bello forzuto, mio figlio deve mangiare bene, appena nato gli do una bella fetta, una bella carne di cavallo, così si mantiene, cioè, nato, sì, la mangerà un giorno, è chiaro, ma intanto vacci piano, no? Ecco, Dio funziona così, sa che nella vita, nelle cose abbiamo gradualità. E allora che significa? Il mistero, cioè sto progetto di Dio, noi lo vediamo in tutta la Bibbia. E cosa vediamo nella Bibbia? Chi sono? Voi sapete che quando noi guardiamo un film ci sono i protagonisti, ci sono tanti personaggi, ma ci sono i protagonisti. Chi sono i protagonisti della Bibbia? I protagonisti sono coloro che l'abbiamo dall'inizio alla fine. Chi c'è all'inizio? In Genesi c'è una coppia, si chiamano Adamo ed Eva, ne ho parlato abbastanza. Ma se noi andiamo alla fine della Bibbia, sapete qual è l'ultimo libro, no? È il libro di Apocalisse, no? Mamma mia, sto libro, no? Padre, ti prego, Apocalisse, no? La fine dei tempi, no? Attenzione, Apocalisse significa soltanto rivelazione. Non so se voi sapete, ma alla fine di Apocalisse, esattamente nel capitolo 21, c'è un'altra coppia. Sapete come si chiamano questa coppia? Sposo e sposa, Cristo sposo e Chiesa sposa. Ma se noi prendiamo la Bibbia e la apriamo a metà, c'è un altro libro che viene molto gettonato per i matrimoni. Il libro si chiama Il Cantico dei Cantici. Non so se voi sapete, ma in ebraico si usa sta cosa, Cantico dei Cantici, perché esiste e non esiste il superlativo assoluto, cioè noi italiano, quando devi dire una persona è molto buona, diciamo buonissima, una persona bella, bellissima. In ebraico non esiste, allora dicono la bella delle belle o la bella delle belle, no? Allora il Cantico dei Cantici è modo per dire il cantico più bello. E qual è il canto più bello secondo voi? È il canto dell'amore. Tant'è vero che lì si canta l'amore. E allora vedete che tutto il mistero, c'è tutto il progetto di Dio, in cui il protagonista del progetto di Dio è sempre una coppia, ci dice una cosa importante. Dio che progetto ha con ciascuno di noi? Che progetto ha per l'umanità? Che storia vuole fare? Il fatto che c'è una coppia all'inizio, c'è la coppia a metà, c'è la coppia alla fine, che tipo di storia vuole fare con noi? E qui Giovanni Paolo II la dice grande: Dio vuole fare una storia nuziale con ciascuno di noi. Dio vuole avere un rapporto straordinario, nuziale con ciascuno di noi. Significa allora, e lo capiamo nella frase, dice: questo mistero è grande. E poi dice: lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa.
Sapete cosa hanno fatto i padri della Chiesa nell'interpretare questo brano? Dicevano questo: se noi guardiamo Genesi, quando Dio ha creato Eva, cosa ha fatto? Ha squartato, ha aperto il fianco di Adamo e con la costola ha creato Eva. I padri della Chiesa dicono: questa cosa qui Dio l'ha rifatta un'altra volta, anzi l'ha rifatta perché la creazione di Adamo ed Eva è stata fatta in vista di questa cosa che ha fatto in futuro. E sapete quando? Noi abbiamo il nuovo Adamo. Sapete chi è il nuovo Adamo? Gesù Cristo, che si trova sulla croce dormiente come Adamo. La lancia gli squarcia il fianco, esce acqua e sangue. Chi si trova ai piedi della croce? La donna Maria. Vi ricordate, questo lo sentiremo il giorno di Venerdì Santo, no? Che ai piedi della croce ci sono Maria e Giovanni, no? A un certo punto Gesù si rivolge a Maria e Giovanni e cosa dice a Maria? Donna, ecco tuo figlio, no? Dice: malarogato Signore, chiama assomacia, chiama donna, cioè voglio dire, non so se immagina tuo figlio ti chiama donna, ma scusate, cioè, sta parlando, no? Ma mi pare che se noi andiamo alle nozze di Cana, mi pare che la chiama sempre donna, no? E perché? Perché non è un disprezzo, ma nel chiamare donna dice che Maria è la nuova Eva, la nuova donna. E in Maria noi vediamo tutti noi, perché si dice che Maria è l'icona della Chiesa. E allora che significa? Che se Dio ha creato Adamo ed Eva, se nella Sacra Scrittura abbiamo questo mistero dell'uomo e della donna, noi lo comprendiamo soltanto nel mistero di Cristo sposo e Chiesa sposa. C'è quella cosa lì che abbiamo alle origini, la comprendiamo soltanto in Gesù Cristo e la comprendiamo soltanto nella Chiesa, Cristo sposo e Chiesa sposa. Ma allora giustamente c'è un'ultima cosa che bisogna rispondere e a quale bisogna cercare di trovare luce. Dico: sì, va bene, ma che significa che allora Adamo ed Eva li comprendiamo solo a partire di Cristo sposo e Chiesa sposa? E uno a volte si chiede: ma il mio matrimonio, il nostro matrimonio, il matrimonio con mio marito e mia moglie, no? Quale sarà il futuro? Lo avrò sempre o non l'avrò più? Saremo insieme o non saremo insieme? Vivremo insieme o finalmente uno dice: mamma mia, padre, cioè, me l'hai sopportato 60 anni, averlo dopo? Oppure c'è qualcuno: no padre, ti prego, soprattutto l'uomo, come faccio senza mia moglie, se poi là sopra bisogna stirare le camicie, ho bisogno anche lì dell'assistenza, no, non mi fare separare. E allora sta cosa qui è stata anche affrontata nella Bibbia, e c'erano i cosiddetti sadducei. Non so se avete sentito mai parlare di sadducei. Ci sono i farisei e ci sono i sadducei. I sadducei erano coloro che non credevano alla resurrezione. E allora questi sadducei a un certo punto pongono un dubbio a Gesù e gli dicono: maestro, Mosè ha detto: se qualcuno muore senza figli, il fratello ne sposerà la vedova e così susciterà una discendenza al suo fratello. Cioè nella Bibbia si parla di questa cosa qui, cioè il fatto che una donna si è sposato un uomo, l'uomo è venuto meno, siccome manca l'INPS, ma penso anche qui un giorno mancherà di come messa, e allora la risolvevano: se la prende suo fratello, c'era sta cosa, se la deve prendere, ma se non lo vuole, no, se la deve prendere. Solo questi continuano. Ora c'erano tra noi sette fratelli, no? Cioè,
una bella famiglia, no? Sette fratelli. Il primo sposato morì e non avendo discendenza lasciò la moglie a suo fratello. Così anche il secondo e il terzo fino al settimo, no? Cioè voi immaginate. Capita la prima volta, dai, la seconda. Ma immagina il quinto e il sesto. Riuscirò a sopravvivere. Ce la farò. Perché poi immaginate questo che si deve sposare con sta donna che già sono morte 4-5 fratelli, no? Dice, ma chi la sposa? Ma io non la voglio, no? Chissà quante preghiere, quante Madonna della, ha fatto la coroncina del rosario, dei sette noti, dei dieci noti. Poi a un certo punto, sì, così al secondo. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Dice, ci sta, ma scusate, pace, a me non piacere. Cioè, se ne sono andati sette, anche lei giustamente gli tocca. Poi dice, alla risurrezione, di quale dei sette sarà la moglie? Cioè, io penso, dopo quello che questi sette fratelli hanno visto, dici no, prendi da tu, no, tocca a te, no, cioè, non c'è, no, sicuramente non c'è, è mia, no? No, ma è tua, no, ma te la tu, no? Giustamente sta cosa, dici, ma com'è sta cosa? E lui continua, e Gesù rispose loro, voi vi ingannate, non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. Alla risurrezione, infatti, non si prende né moglie né marito, no? Voi immaginate questi sette fratelli appena sentono Gesù dire sta cosa, meno male che il Signore ne capisce, no? Meno male che lui sa, cioè, Gesù ogni tanto ce lo sentiamo più uomo e meno dice, più dalla nostra parte, no? Ma si è come angeli nel cielo, quanto poi alla risurrezione dei morti. Non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, non il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi. Giovanni Paolo II, cercando di interpretare questo testo, dice: state attenti, è vero che alla risurrezione non si prende né moglie né marito, va bene, però si continua ad essere maschi e femmine. Cioè, che vuole dire? Scusate, molti pregate la Madonna, no? Mi pare che rimane madre, femmina, no? Mi pare, no? San Giuseppe maschio, no? Cioè li chiamate nome e cognome e gli date. Dice, allora, dopo che uno alla risurrezione è maschio e femmina, a che serve? E il fatto di trovarsi a vivere questa cosa qui, che significa? E qui comprendiamo una cosa importante. Il fatto che alla risurrezione dei morti, quell'essere una sola carne acquista un colore diverso. Acquista una bellezza diversa, sapete quale? Questo lo diciamo spesso nel credo, la comunione dei santi. Cioè, nella risurrezione noi saremo tutti una sola cosa in Cristo, noi saremo la sposa di Cristo. Significa il nostro essere maschile e femminile non è nient'altro che indicare questa sponsalità con Cristo. Voi capite che sto parlando di cose della risurrezione, cioè cose dell'aldilà, dopo questa vita. Per quanto uno cerca di spiegare, sto balbettando, lo comprendete? Però capite che il nostro essere uomo e donna si comprende perché siamo chiamati a diventare una sola cosa. Faccio un esempio. Io sono prete, ok? Mi sembra strano, ma sono prete. Mi pare che non sono sposato, ok? Addirittura qualcuno mi dice, secondo me, tu, anche tu,
dovresti aver famiglia, no? lo dice come sa, poveretto, è solo, non c'è nessuno, e tu no, ti prego, sto bene così, mi basta essere prete. Voi immaginate essere prete, avere una famiglia, avere una moglie, figli, no, ma secondo me no, ma io sto bene così, cioè non riuscirei, ma e lavoro con le famiglie, io do grande valore alle famiglie, no? Al sacramento del matrimonio, come anche mi pare che in questa chiesa ci sono delle persone consacrate, delle persone che hanno consacrato la loro vita e la loro verginità a Dio. Dice, ma allora che sono, maschi e femmine mancate? Perché a volte, purtroppo, perdonatemi, noi pensiamo che chi si è fatto prete e chi si è fatto suora è uno che è angelo, uno che non, quasi quasi gli manca qualcosa, no, e allora che significa? Significa una cosa importante, questo lo dice grandiosamente il Magistero della Chiesa. In fondo noi viviamo quello che sarà alla fine dei tempi. Il mio essere maschile o l'essere femminile dei consacrati mostra quello che sarà la fine dei tempi, la nostra nuzialità. Mo' vedete, ma allora tu prete, come vivi il tuo essere maschio? Sei depresso? Sei represso? Hai il controllo? Non lo so. Io, per rispondere a questo dubbio, vi leggo un brano, non l'ho scritto io, poi vi dico dove l'ho preso, che dice una cosa straordinaria. Quando ho letto questa cosa mi ha molto commosso e mi ha dato conferma su qualcosa che io credo tanto e che fa bene a tutti. Ascoltate, qua dice: per fare il prete mi è necessaria l'energia di un maschio, e come uno sposo sono chiamato costantemente a crescere nell'amore sponsale, esattamente come uno sposo ha da vivere la sfida grandiosa di fare felice la sua sposa. Come sacerdote io ho la missione meravigliosa di amare la mia chiesa. La mia chiamata mi porta alla mascolinità, devo corteggiare la mia sposa, devo amarla con tutta la mia forza maschile, devo sorreggerla, devo sorprenderla, la devo far sentire amata, compresa, accolta. Non la devo deludere, ma devo essere il suo baluardo. Lei mi deve trovare pronto per lei e devo essere affidabile, ed è una gioia vederla sorridere. Di che sto parlando? Dell'assemblea a cui annunzio il Vangelo. Sono maschio nella tenacia di preparare il meglio per la mia amata, nel pensare sempre a lei. So che spesso lei è debole e so che varie volte la devo attendere, ma tante volte mi sorprende, la vedo sempre bella, pure quando sta giù, pure nelle sue immense debolezze. Devo saper entrare nel suo cuore, nella sua anima e carezzarla. Prendermi cura di lei è la cosa più bella della mia vita, e lei è feconda e mi rende padre, perché sa fare una cosa che io non posso fare: concepire, gestare la vita. Io so fecondare, lei sa concepire. Tutto quello che faccio ha senso se mi fa tirare fuori meglio di me per lei, perché io vivo per lei. Questa è l'essenza della mia esperienza di prete. Concludendo, che significa allora essere uomini e donne? Non lo capiamo da noi stessi, ma nel mistero della nostra carne è impresso il mistero di Dio. Significa allora che se ciascuno di noi vuole comprendere la sua identità e la sua vocazione, la può capire solo in un modo: a partire da Dio. Concludo dicendo: il Signore doni a ciascuno di noi, ma doni soprattutto alla Chiesa, di capire qual è la grande vocazione a cui siamo chiamati.
ciascuno di noi comprenderà meglio se stesso, meglio la sua realtà, meglio la sua identità, soltanto a partire da Dio. Vuoi sapere chi sei? Volgi il tuo cuore a Dio. Vuoi capire la tua vocazione? Apri il tuo cuore a Dio. Vuoi capire di cosa sei fatto la tua carne, la tua mascolinità, la tua femminilità, la tua identità più profonda? Volgi il tuo sguardo a Dio, perché solo Dio e soltanto Dio aiuterà a comprendere chi sei. Sia lodato Gesù Cristo.